Non me la sento, sai. No? Mi sa che vado con Andrea a far fino alla rotonda io. Ma guarda che sorpresa! Com'è? Chi c'è oggi? Il Tecnomuro! Sempre io! Oggi il Tecnomuro è venuto a casa mia a montarsi i suoi freni nuovi e a provare la linea con la bici da slope freeride. Cos'è questa? È una 29, metà TR29. Bravo. Adattata. Adattata a me, o a fare quello che bisogna fare. Da 29 è diventata 27,5. Tolto tutto, cambio. Sì, esatto, alla fine ho tolto ammortizzatori, ho cambiato anche il pedivelle, ho tolto tutto. Adesso montiamo anche il Trixer, così può fare i bar spin che vuole. E dopo proviamo i salti, visto che lui ha la full, quasi quasi io li provo col DH oggi, no? Mi sembra un'ottima idea. Dai. Perché se no, cioè, e se non siamo più amici. Mauro, cosa ne sei comprato? Ho preso i Cura 4. Sì. Io mi fido di te, quindi. Perché io probabilmente li monterei al contrario. Va bene, allora cominciamo a vedere un po' cosa c'è da fare qua. Ecco, abbiamo già finito, che magia. È stato un problema tecnico, adesso ho dato in prestito questa bellissima forcella Formula Mauro perché l'altra aveva il tubo troppo corto. Però la bici è pronta per questa session, va che bella. Vediamo. Un nuovo frenino, Trixer. Ci darò un bar spin. Sì. Oh, cavolo. Dai, adesso ci cambiamo e andiamo subito ai salti che sono già le 2, poi Mauro deve tornare a Livigno. Quindi vediamo di sbrigarci, su. Visto che oggi saltiamo col DH, che non ho ancora provato, prima ci scaldiamo un po' sui panettoncini perché sennò finisce male qua, ragazzi. Oh, dai, io mi scaldo facendo un giro della Panther. Come scorre bene! Oh! No, no, vabbè, non funziona, insomma. Ah! Allora, io col dirt di solito parto da qua, dubito che ci riusciremo. Prova. Oh, che storto era! Quarter. Bam! Madonna che fatica. Che di merda. Allora, vi giuro che ho appena fatto un giro giusto. Vediamo Mauro cosa fa. Vai, vai, vai! Sì! Bomba, l'abbiamo scoperto come fare. Oh! Bomba! Wow! Oh, oh dude! Cos'era? Un footer senza plant. Allora, oggi finalmente c'è il primo incontro tra Andrea Panzeri e Mauro. Andrea è venuto preparato perché teme Mauro, siccome c'è stato un dibattito. Uè, Maurella, com'è? Ma la figa. Panzeri, devi stare zitto, l'hai capito? Oh, stai zitto Mauro che te le suono. Analizzeremo la discussione. Andrea, vieni qua, c'è le balle, dai. Allora, c'è stato subito un primo attacco da parte di Mauro. Puoi replicare? Cazzo ridi. Panzeri, mantiene la distanza. Dai, allora vieni qua. Ti vuol dare la... Attenzione, Panzeri in fuga, ragazzi. Panzeri in fuga. Sta fuggendo il coniglio. Non ci posso credere. Ne hai 36, anni. Vuol dire che io invece ne ho 53, dai, forse riesci a darmele fra 20 anni. Vabbè, dai, se vieni qua ti abbraccio, così facciamo la pace, va bene? Io non so se me la sento, mia mamma non vuole. Va bene, allora è giunto anche quel giorno. Mauro, io ho paura, te lo dico già. Va bene, dai, andiamo su in cima alla piramide di Cheope a vedere cosa succede. Comunque... In nome della quarantena andrà tutto bene. Attenzione, the comeback! Mi sembra un pazzo terrorista suicida, adesso ti entra a fucile il motorino addosso. Spegni sto rottame, dai. Tenere sul casco se vuoi. L'unione, sarà pacifica oppure no. Certo. Piacere. Non ci siamo mai visti? Andrea. Mauro, tu hai un abbraccio? Certo, no, che ti abbracciamo. Dai, certo. Comunque si tra 20 anni, è bello da picchiare. Neanche un pugno, dai. Ma poverino. Minchia, ma quanti metti a me? Non te lo meritavi. Ma dai. Dai, il fatto che è tornato indietro... Apprezzato. Bene, vado incontro al mio destino. Holy shit, quanto è in piedi sta scala. Non è come salire con la dirt qua sopra però. Santa madre, che paura. Ma chi me l'ha fatto fare venire su qua con sta bici? Oh?
Andrea, smettila di ragliare. Cioè, direi che prima faccio uno speed check dello steppi qua. Ma io partirei così. Andrea, ci arriviamo di là o no? Secondo me in mezzo. Ah, terrorismo. Comunque vada, non ci sono gare in vista, quindi va tutto bene. Però io spero di arrivare dall'altra parte. Boom, sono di là, sono già là. Ah, 600 all'ora. Mauro Spigge, vediamo. Cioè, sei già là, quando vuoi. Sì. Allora, abbiamo superato il cagamento iniziale, tutti e due. Adesso possiamo fare un altro giro. Voleva far metterci uno contro l'altro. Ma poi dopo potremmo suonargliele in due, io e te con lui. Sì, tanto maggiorenne. Quando è che c'è il match, quindi? Tra vent'anni. Tra vent'anni. Ah, giusto. Quando arrivi a un milione di iscritti. A un milione di iscritti. Attenzione, la rivelazione. A un milione di iscritti, match Maurello contro Andrea Panzeri. Però siccome è minorenne, io uso solo il destro. Sfida leggendaria. Allora, il vincitore della sfida sfiderà McGregor. È fatta. Diglielo, però McGregor prima di sfidare rasa tutto come è. Rastrella tutto, fa il fieno, va a mettere a posto la serra. Vediamo se contrai. Oh, dai. Non mai ci arriviamo. Proviamo a farla tutta a sto punto. Un po' corto. Wow. Allora, rifacciamo tutto. Easy, guarda. Abbiamo sbloccato la linea con la bici grossa. E vai. Pugnetto felice. Se le balle mangi tutto quel fieno qua. Ciao Kinzica, la prossima volta vieni anche tu che ti voglio conoscere. Ciao. Intanto tra una barzelletta e l'altra abbiamo fatto vedere a Mauro il prossimo video che uscirà dopo questo. Mauro, dici com'è. Tanta roba. State pronti. Se avete delle idee su cosa potrebbe essere, scrivetelo qua sotto nei commenti e vediamo se qualcuno ci azzecca. Ma sarà dura. Qua avremo il meglio di Andrea Panzeri. Bell'ingegno, tra l'altro. Allora vado, fare e torno. Quindi atterra e non break, via. Pompa tutto. Taglia. Oh, sbagliato. Ah, bustato. Ah! Boh, Mauro è pronto. Vediamo un po' che succede. Dai, yeah, easy. Spinge, una roba, Diego. Spinge, I salti grossi ne ho fatti, Ma questi mi stanno facendo cagare. Mauro soddisfatto. Da paura. Non è ancora arrivato in fondo, ma soddisfatto. Da paura. Sto giro è buona. Io devo prenderci confidence che voglio fare qualche trichello, però. Adesso sì. Mo sì che l'ho acchiappata, ragazzi. Tacchino. Ah! Oh shit. No, finito il buco. Sta riprendendo video. Sì, Allora possiamo andare, ragazzi. Abbiamo un trenino con Maurello che ci filma da dietro con la Max. 3, 2, 1. Figa, sul primo pensavo di essere corto, ho trasferizzato. Che succede? Il 20
Venezuela? No. Dai! Ah! Che succede, Mauro? Che succede? Sono stanco, eh. Oh, damn. Il tuo obiettivo? L'obiettivo era fare la linea dritta. E ci siamo. E ci siamo. Il problema è che in sto sport non ti basta mai nulla, veramente. Arrivi, dici, no, la faccio dritta e vado a casa. Poi la fai dritta e dici, vabbè, ma un trick. Una cappottina. Una cappottina, un 3-6-ino. Quindi cosa fai adesso? Riprendi in mano la situazione o...? Magari lo teniamo per la prossima settimana. Così ho la scusa di tornare. Porta dietro qualche amico magari, così filmiamo qualche esplosione, non so. Questo giro è andata male. per te è andata bene, per l'esplosione è andata male. Allora gonfiabilizziamo. Ma sì, dai, due trecchettini easy, relax. Come non detto, stavo scherzando perché Mauro deve tornare a Livigno, quindi è un po' in ritardo. Adesso carica tutto e mi porta a fare il primo giro con la macchinina per pagare il lavoro. E poi possiamo andare. Dai. Allora vediamo la reazione. 0-100.000. Santa madre! C'è una staccatona, staccatona! Quasi lunghi! Ma che lunghi! Mica c'ho sui Brembo, minchia, li ha fatti apposta e falli frenare, no? Mica, Diego, non aver paura! Non vado in macchina con qualcuno, sì. Va bene ragazzi, per questo video con bici grosse e macchine prepotenti è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Chissà se ci sarà Mauro, forse sì, perché saremo a Livigno probabilmente. Probabilmente sì. Salutiamo Mauro che va a casa a Livigno. Bella. E ci vediamo nel prossimo video. Mi serve. Penso che mi serve.